9 maggio 2023 inizia ufficialmente l'anno europeo delle competenze. Ma cosa significa? È la spinta fondamentale per raggiungere gli obiettivi sociali dell'Unione Europea entro il 2030, che prevedono il coinvolgimento del 60% degli adulti in attività di formazione e un'occupazione pari almeno al 78% della popolazione adulta. Attualmente, più del 75% delle imprese dell'Unione Europea segnala difficoltà a trovare lavoratori con le competenze necessarie, mentre solo il 37% degli adulti intraprende regolarmente attività di formazione. Inoltre, l'indice di digitalizzazione dell'economia e della società mostra che in Europa 4 adulti su 10 e un lavoratore su 3 non possiedono le competenze digitali di base. È anche importante notare che le donne sono ancora sottorappresentate nelle professioni e negli studi in campo tecnologico. Solo un esperto informatico su 5 e un laureato in STEM su 3 sono donne. L'anno europeo delle competenze rappresenta un'opportunità importante per affrontare questi problemi e promuovere l'uguaglianza di genere nelle professioni tecnologiche. Una forza lavoro dotata delle competenze necessarie può contribuire alla crescita sostenibile, all'innovazione e alla competitività delle imprese. Le attività e finanziamenti previsti per il settennio 2023-2030 sono mirati a sostenere le aziende, in particolare le piccole e medie imprese, la riqualificazione e l'aggiornamento delle capacità, e forniranno a tutti le competenze giuste per ottenere posti di lavoro di qualità. L'anno europeo delle competenze è l'anno della transizione verde e digitale, che mira alla ripresa economica dei paesi dell'Unione Europea. Una ripresa economica più equa e più giusta. Anno europeo delle competenze. La tua competenza è la nostra risorsa per il futuro.